frutto sia duraturo. E dissero così: non è giusto
che noi trascuriamo la parola di Dio per fare mille cose. Cosa voleva dire questo? Si erano accorti che dovevano dare la precedenza all'annuncio della parola di Dio. Quindi ogni cristiano deve ricordare, deve pensare che deve dare spazio, tempo alla parola di Dio. Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio. Questo è l'insegnamento degli Apostoli. Questo è l'insegnamento dello Spirito Santo che ha illuminato il posto e oggi illumina pure noi. Dice anche a noi, attenti, ricordate che non è giusto dare tempo solo alle parole umane, non è giusto dare tempo solo alle parole della televisione, della radio, di internet, della stampa. Non è giusto trascurare la parola di Dio e perdersi solo nelle parole degli uomini. Ecco la parola di Dio che deve essere recuperata, che deve essere cercata e ascoltata. E oggi vediamo un altro aspetto di questa parola di Dio, un altro aspetto, cioè la parola di Dio che si pone dinanzi alla vita, dinanzi ai fatti della vita e che ci dice dove muovere i passi, dove orientarci. Cioè la parola di Dio ci dice ciò che è bene e dobbiamo cercare di farlo, di seguirlo, e ci dice ciò che è male, ciò che è menzogna e dobbiamo cercare di evitarlo. Sapete, un grande profeta che ha annunciato la nascita di Gesù, dell'Emanuele, del Dio con noi, il profeta Isaia, che è vissuto più di 2800 anni fa. Bene, questo profeta, quando parlava al folle, diceva delle cose molto importanti, che valgono anche per noi oggi. Valgono proprio tale quale, come dei vissuti. Diceva così, guai a coloro che chiamano bene il male, e il male lo chiama bene. Guai a coloro che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre. Che insegnamento formidabile, forte, bello. Diceva agli uomini del suo tempo e dice a noi, questo profeta, che dobbiamo essere sinceri, dobbiamo essere uomini veri, non uomini che si imbrogliano e che imbrogliano gli altri, che chiamano il bene male e il male